convegni, tavole rotonde, prodotti tipici, degustazioni. Tutto questo è Vini, Ville e Sapori, edizione estiva, che da ieri ha aperto i battenti nella splendida cornice di Villa Favorita ad Ercolano. Dopo l'esperienza invernale in Villa Pignatelli, l'esclusivo wine show torna sul Miglio d'Oro. Per due giorni le eccellenze dell'enogastronomia campana saranno al centro di degustazioni e laboratori, allestiti da Slow Food, nella residenza nobiliare di epoca borbonica, che per l'occasione accoglierà il pubblico nel parco sul mare, nella casina dei mosaici. Diversi gli appuntamenti in programma, tra cui la conferenza La dieta mediterranea, patrimonio della cultura e presidio della salute, il laboratorio sulle eccellenze vesuviane a cura di Slow Food e ancora le degustazioni di vini promosse dall'azienda del Consorzio Tutela Vini Vesuvio e l'Associazione Strada del Vini del Vesuvio. Col Diretti Napoli e Campagna Amica invece parteciperanno all'evento presentando alcune tipicità del territorio vesuviano, quali le albicocche, le ciliegie della Recca e gli ortaggi per la preparazione a chilometro zero. Soddisfazione nelle parole dell'organizzatore Felice Biasco di Makers. Il nostro format continua ad evolversi e, come nostra abitudine, siamo in un altro gioiello dell'architettura, nel parco sul mare della Villa Favorita di Ercolano, sempre grazie alla collaborazione della Fondazione Ente Ville Vesuviane, che in questa occasione ci ospita. E questa nona manifestazione, questo nostro nono evento, è tra l'altro si svolge mentre in pieno l'Expo a Milano, l'Esposizione Universale di Milano, alla quale noi siamo legati attraverso un loro patrocinio che ci rende orgogliosi di aver fatto un percorso finora molto, molto corretto e anche molto apprezzato. La Campania, dobbiamo ribadirlo, non è solo, assolutamente non è terra dei fuochi, ma è tanta tanta qualità, e soprattutto quando le produzioni, come in questo caso, si esprimono a chilometro zero, cioè stasera, alla cena di stasera, i nostri ospiti potranno degustare dei prodotti che hanno fatto solo pochi chilometri, in alcuni casi addirittura poche centinaia di metri, per raggiungere dai campi coltivati, raggiungere le nostre cucine. E questa è una dimostrazione, e speriamo che saranno anche apprezzati naturalmente. E questa è una dimostrazione che il territorio va salvaguardato, e un buon territorio dà buoni prodotti, buona cucina.